io sono arrivo da una parte di rete strana, nel senso quando io ho iniziato a girare l'internet era mostruosamente complesso entrarci, cioè ci ho messo credo 5-6 giorni per capire come connettermi, poi a trovare quali erano i numeri verdi da poter, ah, no, non si deve dire, i numeri da poter chiamare in dial-up, poi ho dovuto imparare dove cercare, non, i motori di ricerca, cioè nel senso ho imparato in due modi, a calci nel sedere, cioè appena entravi in una community e questa community non rispettavi le regole, ti sbattevano fuori a calci, e a facciate, cioè continuando a sbattere. Adesso non è più così. Adesso entrare in internet è diventata la cosa più facile dell'universo, ci sono mia mamma, c'è cioè mia nonna, ci sono tutti. E però nessuno che ti insegna le regole. Alcuni ti danno per scontate o non lo so, sembrano troppo banali da insegnare. C'è qualcuno che su questa cosa ci ha fatto un intero libro. Non un libro, un testo universitario, proprio un libro di base, l'abecedario di come funziona. E l'ho invitato perché è divertente avere un altro quarto di garante qui su Ciao Internet. Lo diciamo, io sono Matteo Flora, questo è Ciao Internet e ne parliamo dopo la sigla. Agostino, ciao. Ciao, ciao, buongiorno. Allora, Agostino Ghiglia, politico da tanto tempo, 10 anni di consiglio regionale, 10 anni da parlamentare e adesso un altro quarto di garante, come ho detto, un altro poco meno di quarto di garante perché sappiamo che poi ce n'è uno che vale un po' di più, no? Un collega di Guido. Esatto. Buongiorno a Quindi, tutti. Come quarto di garante ti ho invitato per un motivo molto preciso, perché mi è piaciuto tanto, tu hai pubblicato un libro che è questo, si chiama Educazione civica digitale, abbecedario essenziale, e mi è piaciuto tanto il punto di vista, cioè l'abbecedario. Ascolta, ma perché un abbecedario? Nel senso, non sappiamo ancora né leggere né scrivere e abbiamo bisogno di un abbecedario, secondo te, su internet? Secondo me ne abbiamo bisogno, avremo bisogno di quello di Pinocchio ancora, spesso, come leggiamo, quando leggiamo qualche articolo, quando sentiamo qualcuno pure per televisione che parla, forse avremo bisogno ancora proprio di quello, ma non ce ne rendiamo conto, quindi non ci rendiamo ancora meno conto che nell'era digitale, che a mio modesto avviso, come scrivo, non rappresenta un'evoluzione di internet, ma rappresenta una nuova scoperta del fuoco, una rivoluzione epocale e culturale che sta cambiando, anche se ne siamo più o meno consapevoli, il nostro modo di vivere, i nostri costumi, le nostre abitudini, anche le nostre preferenze in tutti i campi. Ecco, secondo me noi abbiamo bisogno di capire i minimaglia, direbbero le persone colte, cioè le basi di questa nuova epoca, in cui siamo entrati in maniera poco consapevole, cioè ci siamo entrati, sempre per usare un altro di quei termini che vengono abusati e magari non sempre sono sufficientemente conosciuti, di default, cioè ci siamo arrivati, no? E man mano ci siamo abituati a usare i nuovi strumenti dell'era digitale senza mai preoccuparci di cosa ci stava dietro. E soprattutto, lo dico non per dovere d'ufficio, ma per convinzione profonda, di come, dove, perché, in che modo e per quanto tempo i nostri dati, cioè una parte fondamentale della nostra vita digitale, no? Che anzi il dato personale e non solo, nell'ambito della vita digitale è più importante del dato fisico, e quindi noi ci siamo entrati senza capire quanto i nostri dati personali iniziassero a creare un altro noi, no? Un altro noi con un tipo di vita diverso, perché è un tipo di vita virtuale, digitale, tecnologico, quel famoso gemellino di cui abbiamo parlato, tutti parlano, parleremo, insomma, che nasce con noi al mattino. E poi, soprattutto, al di là di chi come me ha i capelli bianchi, è nato in un altro secolo e ha letto e ha persino ancora letto e studiato sulla carta stampata, orribile dictu, si potrebbe dire, cioè io ho ancora sfogliato. No? Qualcuno ancora sfoglia, però oggi si sfoglia magari un po' per snobismo, si dice a me piace sentire l'odore della carta, a me,
piace sentire magari il profumo della rosa anziché l'odore della carta, ma un dato è certo: il nativo digitale, per il fatto stesso di essere nativo digitale, non significa che sia un nativo consapevole, un nativo cosciente e un nativo vigile rispetto a quelli che sono le enormi opportunità e i grandi rischi dell'era digitale. Io, quando ero ragazzino e mi dicevano e mi evocavano il nativo, io mi ricordo i libri di Salgari, per esempio, no? Il nativo, a cosa pensavo io quando pensavo a un nativo? Io pensavo magari, che ne so, a un nativo americano o a un aborigeno, di cui potevo innamorarmi per la sua spiritualità, per le sue tradizioni, per il suo attaccamento alla sua terra, alla sua stirpe, no? alla sua famiglia, ai suoi antenati e tutto. Però non era sicuramente l'immagine che mi facevo di uno speculatore socratico. Quindi il fatto stesso di essere nativo, cioè di essere nato in un modo e di muovere in maniera aracnoide e compulsiva i ditini su una tastiera in maniera più veloce di un millennial, che so, sarei in questo caso io, sono un millennial, no, border, un boomer, però sono, mi dispiace dirtelo, ma sei... Ah, cioè, hai ragione, sono un boomer, sono tecnicamente... Mi sono fatto, sono al limite io, che sono del 78 nei millennial, ma ragione, proprio al limite. Sono un boomer, hai ragione. Ho cercato disperatamente, ma non potendo photoshopparmi in diretta non ce l'ho fatta. E quindi, ecco, io che sono, appunto, io che sono un boomer, vedo questa appunto, questa difficoltà oggi a comprendere e a sapere di non sapere, no? Quindi abbiamo, sì, i nativi digitali, abbiamo i bambini, vanno lì, li lasciamo giocare, li piazziamo, li parcheggiamo, questi cominciano a passare 4-5 ore al giorno mediamente su un tablet, su un computer, quindi vuol dire che passano già oggi circa metà, 40% della loro vita vigile nel digitale, quindi nell'era digitale, quindi nella vita altra, che man mano che le macchine prenderanno il sopravvento, come sta accadendo. Allora, cavolo, adesso ci arriviamo alla vita altra, perché c'è una domanda, tra parentesi, sono molto d'accordo, quando raccontiamo in giro con l'associazione con permesso negato il nativo digitale, dicendo ma loro lo sanno usare, è un po', dico, se davvero i nativi digitali a cui è cresciuto intorno l'internet fossero degli esperti, il migliore esperto possibile sulla qualità dell'acqua sarebbe un pesce. D'altronde c'è lì in mezzo, però non chiedi al pesce qual è la qualità dell'acqua, se ci sono sostanze disciolte, la quantità di elettroliti, no, non la chiedi a un pesce. Tu hai citato più volte il concetto di digital twin, la copia digitale, eccetera. Ho una provocazione. Esiste davvero un digital twin? Nel senso, esiste davvero una differenza ormai per chi è cresciuto nella rete, ha conosciuto persone nella rete, e ci sono entro anch'io, e io ho mandato regali di matrimonio a gente che non ho mai visto in faccia, mai incontrato, ma che conosco da una vita online, ed è per me la stessa cosa. Poi io sono autista. Però il mio indirizzo per Natale. Ma esiste davvero questa differenza tra digitale e reale? Perché più la guardo, più non ne sono così convinto. È la domanda più difficile che potessi farmi. Lo sai che sono bastardo, ormai mi hai visto con Guido, cioè nel senso dovresti avere questa cognizione. Ma infatti, di base. La prendo come una sorta di violenza privata. guarda, sinceramente è veramente una domanda difficile. Io penso di saperlo, io ho una risposta per me stesso, non so quanti lo sappiano. Cioè io credo una cosa, io al mattino mi sveglio, prendo il telefonino e comincio a interagire, nel senso guardo il meteo, guardo il meteo, che più o meno ho guardato pure la sera prima, e comincio con le notizie, con la rassegna stampa, eccetera, comincio a vivere appunto online. Io in questo momento però non sono solo io che apprendo, c'è l'altro che apprende. E allora in questo apprendimento, io che apprendo dalla macchina, la macchina che apprende da me,
io ho proprio questa netta sensazione che ci sia una personcina, no? Che poi vediamo magari tecnologicamente disegnata, che comincia a crescere, no? Nella giornata, nel corso della giornata, con un palloncino che si gonfia di informazioni scambievoli, e man mano che cammino, perché io purtroppo passo molte più ore della media online, ovviamente per lavoro, come te, come tante altre persone, man mano questo gemellino diventa un gemellone, diventa più grande della mia ombra, che già è più grande di me, ma lui diventa ancora più grande di quell'ombra. E io credo che, magari non ne siamo consapevoli, ma che questo gemello digitale esista. In che modo? Esiste una nostra vita altra, fatta di nostri dati, che trasmettiamo alla rete, in senso lato, da cui la rete prende parti, no, della nostra esistenza, e in qualche modo circoscrive questa esistenza, targettizzandola, profilandola, usandola, utilizzandola, speriamo mai contro di noi anche un domani. Quindi io ho proprio questa sensazione fisica che qualcuno viva un'altra vita con me, cioè di essere parte di uno spettacolo, no? Diceva Bukowski, sembriamo tutti messi in un palcoscenico e ci sentiamo in dovere di dare spettacolo. Io non mi sento in dovere di dare spettacolo, però sento che lo sto dando, cioè io, mentre uso questi strumenti, avendo un po' più di consapevolezza della media, ma per il lavoro che faccio, di come poi i miei dati vengono trattati e maltrattati o bistrattati o ultratrattati rispetto a quello che io vorrei fossero, proprio questa sensazione che esista questo altro me, e quindi la necessità di difenderlo. E come lo posso difendere? Innanzitutto conoscendo, innanzitutto cercando di capire che questa vita altra ha delle regole, delle basi diverse rispetto a quella che io sono stato abituato a vivere da quando mia nonna mi diceva che una mela al giorno toglie il medico di torno, ma soprattutto mi diceva non ingoiare l'uovo intero, soprattutto se hai il guscio. Cioè mi diceva cosa faceva bene, mi diceva cosa faceva male. Lei aveva poi un'educazione di tipo digitale, molto persuasiva, nel senso che la seconda volta che lui diceva il digitale prevaleva, ecco, sulla spiegazione. Ora, i tempi sono meno male cambiati, ma io credo che ci sia ancora molto bisogno di imparare, e proprio per questo motivo credo che questo gemello digitale esista e abbia tanto bisogno di noi e delle nostre cure, finché saremo consapevoli che lui c'è, che c'è una vita altra e che c'è molti altri che di questa vita altra se ne interessano per farne un oggetto di mercato, per farne un oggetto di profilazione, per farne un oggetto di consumo. Sai che in realtà sono d'accordo, ma tirerei un po' più avanti, cioè al massimo hai citato Bukowski, un'altra delle modalità con cui io racconto queste cose sono le dramatis personae, cioè in una ovviamente ciascuno di noi ha N dramatis personae, l'attore, la maschera, ok? Quindi probabilmente Agostino incontrato solo ed esclusivamente se io ho a che fare con voi come collegio e magari chiamato perché non è che proprio ho fatto delle cose meravigliose, probabilmente per me è una certa persona. Agostino a cui scrivo in WhatsApp dicendo ciao altro quarto del garante è un altro, l'Agostino online è un terzo ancora. La cosa forse che tante persone non hanno capito è che la dramatis personae online, a parte il fatto che alcuni psicologi e neuropsicologi dicono che forse è la più reale di tutti noi, perché è quella dove noi abbiamo l'impressione di non essere soggetti alle regole del mondo e l'impressione di non essere soggetti a tutti quei vincoli morali che rispettiamo dall'altra parte. Quindi siamo noi un po' nella nostra forma grezza, e io sono una persona terribile online, cioè guarda che io sono uno dei peggiori bastardi che io conosco online. Ho visto. Io funziono bene solo se c'è una K47 in giro, ma deriva tutto da come io sono entrato, dal trolling, dal flaming, da quel modo tossico di fare rete, me ne accorgo. Però le altre persone ci guardano, non è solo il grande over the top cattivo che ci profila, è anche proprio cosa gli altri vedono di noi. Lo vediamo ogni volta che voi dovete intervenire perché è successo qualcosa, perché il tizio si schianta e vanno a recuperare le frasi che ha detto sa Dio quanto tempo prima o dalla vita privata. Cioè
quello che io racconto online sembra un po' per le persone, cioè per ciascuno sembra un po' una roba nascosta che sta nel mio telefonino, in realtà sto urlando con un megafono molto potente in Piazza del Duomo e le persone non se ne accorgono. Ma poi c'è tutta ovviamente la profilazione a cui fai riferimento tu, dove cioè, che non è male di per sé, nel senso il fatto che io viaggi su internet e non mi arrivano le notizie del lancio del martello femminile in Australia, ma mi arrivano i gadget elettronici come pubblicità, è una cosa che io adoro tantissimo, ovviamente con tutte poi le differenze. Però mi piace questa riflessione sul digital twin, di cui prendersi cura, o almeno sapere che esiste, o almeno sapere come funzionano queste cose, che funzionano in maniera un po' diversa. In realtà non è vero, non funzionano in maniera diversa, ma noi pensiamo che funzionino in maniera diversa. No, hai detto una cosa molto importante, perché ogni tanto non è solo come si vedono, come si vede la rete, no? il grande fratello, quello che ci spia e ci osserva, ma come ci vedono gli altri. È una riflessione molto importante, perché anche di quello dobbiamo avere consapevolezza, ossia la consapevolezza che gli altri ci vedono, prendiamo Pirandello, uno nessuno 100.000, no? Con tante facce, con tante diversità, oppure così, se vi pare, se proprio vogliamo prenderne un altro pezzo di Pirandello, perché noi dobbiamo avere un'altra consapevolezza, che come ci vedono gli altri e come noi magari ci sentiamo in quel momento, ma la rete ci ha catturati come dei pesci, e quello che noi siamo in quel momento nella rete saremo fra 10 anni, fra 15 anni, fra non so quanti anni. E non saremo più cambiabili, non saremo più modificabili, e quindi bisogna avere anche questa consapevolezza che ciò che diciamo, facciamo, scriviamo in rete, le nostre fotografie, le nostre balordate, i nostri scherzi, i nostri joke, domani potrebbero essere letti da tanti in maniera diversa e potrebbero nuocerci, potrebbero anche farci bene nel caso volessimo fare i comici, potrebbero farci male nel caso volessimo fare ambire a un incarico pubblico o a un lavoro privato con selezione. Attenzione, con selezione profilata da intelligenze artificiali, quindi anche lì avere anche questo tipo di consapevolezza è fondamentale. Non c'è solo un grande fratello, ma c'è una grande platea di persone che un giorno potrebbero avere a che fare con noi e potrebbero aver cristallizzato di noi un ricordo che magari è solo una parte di quella che è la nostra vera essenza. Sì, è più un fu Mattia Pascal, in cui noi pensiamo di essere il Mattia Pascal che racconta e che tutti prenderanno per buono quello che diciamo, anche se stiamo palesemente mentendo, e in realtà il lettore è il lettore del fu Mattia Pascal che si accorge delle incongruenze di quello che noi stiamo dicendo tra la facciata pubblica e via. Pensa a te, se siamo finiti a parlare di letteratura, dovevamo parlare di un saggio di Pascal. Vedi, imparare bene le cose semplici. Sì, ho letto la tua intervista al Corriere, era, no? Dove dicevi che lo diceva il tuo insegnante di fisica, giornale. Me lo diceva sempre, evidentemente quelle più complicate non le capivo, e quindi lui mi diceva, non comincia dal basso, perché tanto le altre sono troppo difficili per te. Allora, un libro di base, abbiamo detto, proprio l'abbecedario, tecnicamente, chi dovrebbe leggerlo? Tutti quelli che hanno voglia e tutti quelli che hanno consapevolezza di essere un po' ignoranti. Perché guarda, io non sembra, ma nella bibliografia c'è scritto, ho letto tantissimo e ho letto molto di più per scrivere il manuale delle banalità. Io l'ho detto, io l'ho anche scritto, questo è il manuale delle banalità. Il fatto che una cosa sia banale, perché sia stata già ascoltata e sentita tante volte, non significa che sia conosciuta. Il tema è proprio questo. Cioè noi dobbiamo avere un po' la consapevolezza e la sfrontatezza di ammettere la nostra ignoranza per carità di Dio, nell'era digitale, e la nostra ignoranza dell'era digitale, che è un'era talmente ipersonica, talmente convulsa, talmente veloce, in sviluppo continuo, per cui il nostro rischio di essere Achille che non raggiunge mai la tartaruga viene veramente ormai ampliato come significato, no? Cioè noi abbiamo la tartaruga dell'era digitale velocissima, e questo povero Achille che ormai non ce l'ha più, ha la lingua fuori, ha esaurito la lancia, non ha più le frecce e continua a non prenderle. Allora, secondo me, se ci vuole uno strumento, ecco, di sopravvivenza
nell'era digitale, intanto è il conoscere, poi il capire, ma li potremmo anche invertire, e il terzo è la libertà di poter scegliere. Allora, se c'è una difesa in questa era digitale, un modo per affrontarla è ammettere ogni giorno un po' della nostra ignoranza e metterci umilmente a imparare le cose semplici che ci renderanno anche in futuro dei nativi o non nativi digitali coscienti e consapevoli. Perché guarda, io ho un'impressione, non so se ti ho già rubato troppo tempo, ma ho un'impressione, quando io vado a fare qualche convegno, mi confronto con delle persone, normalmente sono delle persone non tutte anziane come me, però diciamo mediamente scolarizzate o più ancora scolarizzate, non ci rendiamo conto che diamo tutto per scontato. Perché noi abbiamo più o meno la consapevolezza del bene e del male. Se domani ci dicessero che il Santo Padre ha inneggiato a Maometto in piazza alla Mecca, è evidente che noi la prenderemmo per una fake news. Ma senza un'educazione civica digitale, io ripeto che andrebbe resa materia obbligatoria di studio fin dal primo ciclo scolastico, siamo sicuri che fra qualche anno, o magari già adesso, un bambino di 5, 6, 7 anni non si accorga più della differenza? E questo secondo me è un fatto devastante per il nostro futuro. No, ne siamo certi. Ti ricordi il Papa col Moncler generato da Midjourney, esatto, che è passato sopra la testa del 70%, esatto, credo, di persone. Esatto, l'arresto di Trump. Esatto, sembrava, che poi è diventato vero ieri, ma comunque, qualche giorno fa, no? Che sembrava Papa Daddy anziché Papa Francesco, e nessuno se n'è stupito. Cioè, nessuno se n'è stupito, qualcuno se n'è accorto, gli altri sono abituati a vederlo vestito di bianco, che avesse un Moncler e un crocione davanti con un rapper, non ha fatto, no? È passato scontato, cioè come se si passassero davanti gli omini verdi, dice, ah, c'ho gli omini verdi, sono andati, hanno preso l'astronave. Ora, questa sarebbe la meno pericolosa delle cose. La più pericolosa è vivere in una realtà che non sia solo digitale e che non sia solo virtuale, ma che sia almeno consapevolmente virtuale, cioè conoscere, riuscire ancora a distinguere molto banalmente non solo che ci fa bene o ciò che ci fa male, la famosa mela contrapposta al famoso uovo, ma ciò che è bene e ciò che è male, il libero arbitrio. Banalmente, no? Inventato dal io mi chiamo Agostino, inventato dal mio santo protettore, poi qualcuno ha detto che andava bene, altri credevano di più nella predestinazione, ma questo ci interessa molto poco. Quello che ci interessa di più è essere ancora degli individui consapevoli anche del futuro, perché vivendo in un'altra dimensione, molto tecnologica, spesso anche molto più solitaria. Noi abbiamo il presidente Stanzione, la sua relazione annuale del Garante, ha parlato della solitudine nella rete, questa rete che è molto social ma è poco socievole, alla fine rischiamo un po' di perdere, no? Il contatto con una realtà e quindi la capacità di distinguerla. E per questo, secondo me, bisogna ammettere talvolta la propria ignoranza, avere l'umiltà di imparare ogni giorno e di come dire, scalare la rete, no? Appigliandoci nodo per nodo per riuscire a comprenderla sempre meglio, sempre di più, per viverci al meglio, perché questo è il destino delle future generazioni. Mi piace tantissimo, e ti dirò di più, la cosa che molti mi prendono in giro quando vedono la mia scrivania, io leggo un sacco di libri estremamente introduttivi, un sacco, e la gente mi prende in giro e mi dice, Matte, potresti scriverlo, perché lo leggi? Perché riprendo la mia di insegnante di fisica del liceo, che diceva, lo sai davvero quando riesci a spiegarlo a un bambino di 5 anni? Che è facile se gli devi spiegare di non mangiare l'uovo, è difficile se gli devi, spiegare il quantum computing o il machine learning, non è così banale da spiegare a un bambino di 5 anni. E io trovo che ogni volta che qualcuno ha preso la briga di esemplificare, di scrivere in maniera più semplice, mi dà poi gli strumenti per palesemente copiare bellamente le idee, i modi di rappresentare, eccetera, che questo scrittore, in questo caso potresti essere benissimo tu, ha dovuto probabilmente perdere un botto di tempo per mettere giù, per inventare, per semplificare senza essere banale, eccetera. Quindi
diciamo che lo lasciamo come consiglio per la lettura. Non so se ho dato tutti gli estremi. Allora, Agostino Ghiglia, in collaborazione però anche con Alessandra Genisio e Silvia Segui, che se no non le cita nessuno, poveri diavoli, devono aver fatto un lavoraccio anche loro. Educazione civica digitale, abbecedario essenziale, è Apogeo, quindi è Maggioli Editore, lo trovate ovunque. Io ho rubato questa immagine da Amazon, quindi lo trovate anche lì. Però se siete patiti delle librerie sotto casa, andate nella libreria sotto casa, secondo me lo trovate anche lì. Abbiamo detto tutto, Agostino? Chissà, fino al secondo libro. Vabbè, è già in scrittura o no? È già in scrittura. Va bene, non ti chiedo anticipazioni, dai, che sennò poi l'editore si arrabbia. No, perché non lo so ancora, sto buttando giù pagine a caso e poi farò il sommario alla fine, perché queste idee nuove dell'idea dell'era digitale ogni giorno me ne fanno venire una, chissà, magari a qualcuno interessano, magari interessano solo a me e lo deciderò alla fine. Senti, grazie mille di essere passato, soprattutto la mattina prima di dover partire. Diciamo che il libro l'abbiamo detto, tu ti trovano un po' ovunque, è più carino e coccoloso di me e di Guido, quindi state più tranquilli. Noi ci vediamo allora per il prossimo libro o per commentare qualcos'altro. Magari ti butto dentro in un ciao internet con un altro quarto di garante, vedremo, dai. Grazie mille ancora. Grazie a te, a presto. Per tutti voi che siete in ferie, questo vi ricordo che era uno dei contenuti aggiuntivi durante le ferie, prendetelo come un consiglio di lettura. Così almeno se siete in ferie potete leggere anche quello. Grazie mille a tutti voi e buone vacanze. Grazie mille Agostino, fermati un secondo che ti saluto, adesso saluto loro. Grazie mille di averci ascoltato e ne state parati di nuovo. Ciao!